tutti e benvenuti nel mio nuovo video. Sono il vostro Lele Colli e oggi parliamo di questa storia proprio paurosa di avvistamenti, veramente, che anche voi credete che esista, forse, o nelle strade, quando siete nelle strade vuote, da soli, strade proprio dove non c'è nulla, la strada del nulla, io la chiamo così, la strada del nulla. A parte qualche boschetto, foresta qua e là. E poi potete anche fare incontri avvicinati, o di fantasmi, o di UFO, di mostri, creature leggendarie, di creature mistiche. Che forse per voi fosse una leggenda, ma in realtà esiste. Realmente. Oggi voglio parlare di questa strada, la strada infestata. E oggi parliamo di questo argomento. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito con il racconto. Siamo negli Stati Uniti. Molte strade di periferia o di campagna hanno la fama di essere infestate dai fantasmi. E si tratta quasi sempre di vie secondarie, se non vengono più frequentate o di strade alternative o arterie principali che vengono percorse sempre solo da locali. E dietro a una di queste strade c'è una storia di orribili morti o eventi tragici che non si limitano ai semplici incidenti, ma a morti violente per omicidio o suicidio. Se poi parliamo anche di luoghi dove un tempo morivano i militari, i soldati in guerra, viene quasi sempre immediatamente da accostare fenomeni paranormali o di poco conto alla possibile presenza di anime inquiete in cerca di pace o di tranquillità. E questa volta vi parlo di una strada nel Texas, tra la città di Grover a Port Neches, negli anni che ha mantenuto un sinistro nome, proprio il nome dato a questa strada, si chiama Sarah Jane Road, è il ricordo di una donna che ancora oggi apparirebbe lungo in essa come spettro inquieto. La strada di per sé è piuttosto modesta e nel sud della contea di Jefferson la prendono solamente i locali di curiosi attirati dalla leggenda di Sarah Jane. E questa strada si collega a statali più frequentate ma attraversa una zona acquitriona, proprio una zona deserta, ma una volta mi è arrivata questa strada, una folta boscaglia che costeggia il fiume Neches. Per questo, oltre a essere una strada tortuosa, spesso si emerge in zona di visibilità ridotta, anche a causa della fitta nebbia che sale dalla palude circostante. Quindi, andando quella strada, si può incontrare sia un fantasma di Sarah Jane Road e sia una nebbia che è lì sempre quasi a coprire l'intera strada, il percorso, per non vedere cosa c'è davanti a voi. Come mettere un muro davanti e non vedere cosa c'è dietro il muro, perché ci può essere anche delle sorprese, ovviamente. Ma a spaventare chi si avventura lungo quella strada non sono tanto le condizioni atmosferiche che condizionano questa leggenda, anche quando la leggenda di Sarah Jane Road e il suo fantasma è la verità, dovremmo parlare di più leggenda, perché la storia viene raccontata dai diversi testimoni che hanno percorso quella strada e aver giurato di aver visto questo specie di fantasma di Sarah Jane camminare lungo il percorso e aver provato anche a fermare degli
innocui turisti, anche di turisti e persone che passavano di là, ovviamente. Questa vi riporta che è conosciuta ancora oggi e ancora raccontata in tutta il Texas. Quindi, se andate mai in Texas a dire quella strada di Sarah Jane Road, loro te lo possono dire e raccontare tutta la storia, da cima a fondo, da A alla Z. Ma la nostra protagonista oggi è lei, Sarah Jane, che era una trentenne che abitava proprio lungo quella strada. Ma con lo scoppio della guerra civile americana nel 1861 e nel 1865, suo marito fu chiamato a combattere come soldato confederato. E quando i soldati nemici attraversarono la regione, Sarah Jane rimase tutta sola e teneva che la uccidessero, assieme al suo bambino nato da pochi mesi. Quindi lei non era sola, aveva un bambino di pochi mesi, quindi lasciata sola col bambino non sa che poteva fare. Aveva paura di essere presa e uccisa insieme al suo bambino. Quindi cosa fece Sara? Si avviò lungo la strada fino a raggiungere un ponte che sovrasta il fiume Neche. Ma vedendo arrivare un gruppo di soldati, è conscia di essere stata notata e credeva di essere stata notata da questo gruppo di soldati. Cosa fece lei, la madre, al suo bambino? Nascondeva il bambino, il suo figlio, lungo la base del ponte, vicino al ponte ovviamente, e far finta di essere da sola. Quindi aveva protetto il suo bambino. Alla fine sarebbe tornata successivamente quando i soldati fossero andati via, spariti, così come erano apparsi. E andò, fu effettivamente così che i soldati, per fortuna, non la fecero nulla se non chiedere delle informazioni, solamente delle piccole informazioni. Ma al suo ritorno, una volta che i soldati l'avevano lasciata lì per andare, lei tornava indietro al ponte, alla base del ponte, e il fagotto in cui è avvolto suo figlio non c'era più, era scomparso nel nulla. Quindi il suo figlio non c'era più, sparito. E Sarah Jane, disperata, proprio terrorizzata di aver visto che il bambino non c'era più, che era sparito nel nulla, lo cercò per un giorno intero e una notte lungo tutto il ponte e le rive che accostavano il fiume. E lei si unirono anche alcuni abitanti del luogo, perché lei aveva chiesto aiuto anche agli abitanti di cercare il suo bambino scomparso nell'onda, che prima c'era, adesso non c'è più, e come era sparito non si sa come o quando, qualcuno l'avrà rapito o sarà stato il fiume a prenderlo, a trasportarlo via dalle correnti. Infatti tutti gli abitanti, alcuni abitanti del luogo, tutti coloro che passavano in zona, le chiedeva di aver visto il bambino, cioè il suo bambino, e tutti dicevano di no, di non aver visto niente, di non aver visto e notato niente, il sospetto di questo fagottino che ormai non c'era più, ma non si faceva nulla da fare. E il bambino non fu mai più ritrovato. Sara, alla disperazione di aver perso per sempre il suo bambino, fece un gesto disperato e andò di nuovo al ponte, che ormai questo bambino non fu mai più ritrovato da qualcuno. Ipotizzò che fosse stato divorato dagli alligatori. Anche quella era un'ipotesi, sia che è stato rapito o trasportato via con le correnti del fiume, o peggio, è stato divorato, mangiato dagli alligatori che erano della zona. Fino
fino a molto tempo fa la palude e il fiume erano popolati da un certo numero di questi predatori, e quindi è plausibile che pensare che Sara, credendo di nascondere suo figlio, che abbia consegnato ai nemici molto più aggressivi dei soldati. Quindi non solo voleva proteggere il bambino da questi soldati che pensavano di, come dire, la morte, di uccidere il bambino, sia Sara il bambino, o peggio, questi soldati rapivano il bambino e se ne scappavano. C'erano atti predatori più accaniti, più peggiori, cioè questi alligatori che popolavano il fiume. E quindi anche lì Sara ha pensato agli alligatori, che ha mangiato tutto il bambino, è stato divorato da questi alligatori, ma in poco tempo. Sembrava strano la cosa, che gli alligatori avessero mangiato e divorato questo bambino, a meno che non è stato preso di fagotto e portato via, e poi mangiato in seguito da questi alligatori o coccodrilli. E muori così. E Sara, disperata, ha pensato tutte: che fosse stato rapito, come ho detto prima, è stato rapito, trasportato via dal fiume e dalle correnti, o divorato dagli alligatori. Quindi le ipotesi sono tanti, però la risposta non è mai stata trovata. E pensare che Sara, credendo di nascondere suo figlio per proteggerlo, abbia consegnato ai nemici più pericolosi e più aggressivi dei soldati, cioè gli alligatori che infestavano il fiume a quei tempi. E allora Sara, tutta disperata, Sara Genro non ce la faceva più con questa disperazione di aver perso per sempre suo figlio, che le fece un gesto molto disperato. Andò al ponte con una corda e si impiccò, si lasciò andare, metteva la corda al collo e si lasciò andare, morendo impiccata. Quindi Sara è morta impiccata davanti al ponte, e dopo solo pochi giorni, che era lì ormai priva di vita, è stato notato da alcuni passanti che hanno visto questa sagoma, questa ragazza appesa a un ponte con la corda al collo. Ma loro pensavano che forse era ancora viva, si poteva ancora salvare. L'hanno presa, tirata su, però il corpo privo di vita, il corpo era privo di vita, era morta, impiccata, soffocata, non si poteva più fare niente, non c'era più niente da fare, era morta, impiccata. E quindi qua, dopo che è stata seppellita, ha fatto un funerale, qua inizia la vera leggenda di quella strada, poiché sia il fatto che ancora oggi quella strada da Gross a Portonece sia spesso al centro di strani avvistamenti, e il principale è appunto lo spettro di Sarah Jane, che apparirebbe ai bordi della strada, fermando chi ha dei passanti, delle persone, o anche in macchina, chiedendo appunto se abbiano mai visto il suo bambino, quindi il suo figlio. Chiedeva a tutti, quelli che fermavano, cioè il fantasma, chiedeva a tutti che fermavano se mai hanno visto suo figlio, il suo bambino, e tutti dicevano di no, che non sanno niente di questa storia, che non hanno visto niente, cioè proprio non hanno visto niente, neanche un bambino. Comunque Sara apparirebbe quasi sempre di notte, spesso nei pressi del ponte o sui bordi dell'acqua che costeggia il fiume, con una lunga veste sporca e con i piedi scarsi, e molte testimonianze riportano un pianto in quella zona, sempre del ponte, un pianto di una donna in lontananza, un vaglio pressi del fiume, e c'è anche chi afferma che si possa vedere un cappio penzolante nel ponte. Ovviamente si può vedere un cappio che penzola, però a vuoto, senza nessuno impiccato, e dal ponte è che può anche apparire
una fitta nebbia a forma vagamente umanoide e segue anche le automobili dietro che lo attardano lungo la strada. E questa è la leggenda, afferma che ripetendo per 7 volte la frase "Ho io il tuo bambino, Sarah James". Per 7 volte bisogna pronunciare questa parola. Ho io il tuo bambino Sarah Jane. Per 7 volte. Il fantasma di Sarah, infatti, apparirebbe alle vicinanze del ponte. Quindi, dicendo 7 volte, Sarah, ho io il tuo bambino Sarah Jane, per 7 volte apparirebbe il suo fantasma. E poi ci sono anche queste leggende secondarie, anomali, che come orbs, fiammelle che si muovono da sole nella foresta e ombre che passerebbero davanti ai fari delle macchine. Quindi c'è una macchina che va con i fari possono vedere queste ombre passare e il conducente inchioda, frena lì perché credeva di aver visto una persona, vedendo queste ombre passare, credeva fosse una persona alla fine. Forse c'è anche una spiegazione di questi eventi paranormali, di questi eventi misteriosi, queste apparizioni di fantasmi, di queste fiammelle, queste fiamme che appaiono e scompaiono da sole. E lì anche ricercare un antico cimitero e pensano che forse lì c'è un antico cimitero indiano, rinvenuto alla fine del 1800 a nord della strada, anche perché le tombe furono scoperchiate e distrutte per far spazio a un campo. I nativi americani parlavano di sepolture molto importanti proprio nella zona della Sarah Jay Road, ambientato diverse leggende su loro avi e spiriti in cui erano legati sul posto. E ancora oggi, nel 2019, oggi la strada è metà di molti curiosi ghost hunter. Quindi anche questi ghost hunter, appassionati di paranormali e fantasmi, sono andati a indagare sul posto sperando di incontrare il fantasma di Sarah Jane, di vedere queste fiamme fluttuare nelle foreste, o vedere queste ombre che appaiono e scompaiono, che passano davanti ai fari, o sentire le grida o i pianti di una donna e del suo bambino. Eh sì, e si può essere una delle strade più infestate del Texas, perché ci sono tante storie di strade secondarie in America che sono infestate da questi fantasmi, però chi lo sa, bisogna andare a vedere a propri occhi, andare su quel ponte e dire per 7 volte Sarah Jane, ho io il tuo bambino. Per 7 volte forse apparirebbe il suo fantasma, sperando e credendo che finalmente il suo bambino è stato ritrovato. Quindi tanti testimoni hanno affermato e confermato di aver visto il fantasma e girarsi intorno a chiedere se mai hanno visto suo figlio e vedere questo anche cappio benzolante sul ponte, tutte queste apparizioni solo per trovare suo figlio. Ovviamente è così, questa comunque è solo leggenda, però bisogna andare a vedere con i propri occhi di persona, vedere se questa leggenda sia vera o no. Va bene raga, il video è finito qua, spero di non aver annoiato nessuno di voi. Se ci credete o no a questa leggenda, se mai andate in Texas, fatemi sapere se avete visto o no il fantasma. Vi do un consiglio, come ho detto nella storia, andate nel ponte Neche, andate in quel ponte, dite 7 volte, io ho il tuo bambino Sarah Jane Road, e vedremo se o no se appare il suo fantasma, o ormai se passate io lì vedete il fantasma e vi chiederà se
hai mai visto questo bambino. Questa leggenda vera, storia, non si sa, finché non lo sapremo noi di persona, se il fantasma esiste o no. Va bene, va, come ho detto prima, il video è finito qua, fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemi sapere le vostre conclusioni e opinioni nei commenti qua sotto, fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia, se ci credete o no, o siete mai andati in Texas a vedere di persona se c'è o no questo fantasma, queste fiamme fluttuanti, ombre che passano davanti, e vedere questo cappio penzolante nel ponte. Ma di notte, non di giorno, bisogna andare di notte, mi raccomando, di notte. Va bene, va, vi saluto come sempre, raga, spero di non aver annoiato nessuno di voi. Se vi è piaciuta questa storia, mi raccomando, passate su tutti i miei link che trovate nell'info box qua sotto, su tutti i miei social, mi raccomando. Quindi lasciate un bel like, mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina, per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video in uscita. Detto questo, vi saluto, un bacio e un abbraccio virtuale a tutti. Bye guys, abbraccio dei colli e ci vediamo alla prossima e buon proseguimento di serata. Un bacio, ciao!